Ciao a tutti, eccoci qui per un'altra nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me una delle regine delle casalinghe, mi affianca Antonella Carrieri. E invece a me affianco uno dei chef migliori che io conosco, Nicola Bizzarri. Bene. La ricetta di oggi è un'arista di maiale in crosta con del purea, con una purea di sedano rapa. Andiamo a vedere gli ingredienti. Abbiamo dell'arista di maiale che abbiamo precedentemente cotta un attimo in forno con un po' di sale e olio, dello speck, tartufo e della pasta sfoglia. Per la purea del sedano rapa, cipollotto, olio extravergine di oliva e sedano rapa. Questo è un prodotto, io non l'ho mai usato in cucina, particolare, molto buono, sedano rapa, quindi abbiamo una nota di gusto, profumi e sapore che ci ricorda il sedano e la classica rapa. Vediamo con l'arista di maiale, togliamo un attimo per facilitare l'avvolgimento, no? Sì, sì. Mettiamo la base da forno, così ci aiutiamo a avvolgere. Certo, per poter poi arrotolare il tutto. Mettiamo così, stendiamo le nostre fette di speck, diamo una grattata di tartufo nero in questo caso, ma potete mettere anche quello bianco. Andiamo ad avvolgere, sì, no? In modo da poter, ecco qua. Ci avremo la nostra arista arrotolata. Prepariamone anche un'altra, diamo una grattatina. Questo poi cottura sprigionerà tutto un profumo, un sapore veramente fantastico. Eccoci qua, vediamo il resto. Prendiamo la nostra pasta sfoglia già lavorata e stesa, andiamo un attimo a parare qui, e non facciamo altro che fare così e unirli. Questo è un piatto, ecco, che qua lo possiamo fare come secondo, come cena? Secondo, come secondo, certo. Può essere anche servito come antipasto, ovviamente un po' di quantità in meno quando si... Ecco qua, andiamo ad arrotolare. Ci aiutiamo sempre dalla carta, no? Da poter... Sì, sì. Ecco qua, andiamo a piegare qui. Facciamo proprio come un sacchettino. Un sacchettino, sì, perfetto. Sì. La mettiamo nella nostra placchettina, mettiamo un po' di carta da forno, usiamo pure quella là della pasta sfoglia, perfetto, sì, ecco qua, e andiamo a cucinare in forno a 200 gradi per una quindicina di minuti. In una padella mettiamo, chissà se si può fare la pasta fatta in casa qui sopra, perché no, dobbiamo provare assolutamente. Prossime ricette faremo un impasto sempre all'uovo, ma particolare, sai che mi devo sempre differenziare. Puliamo il nostro sedano rapa, facciamo un colpo secco qui, uno alla base e poi puliamo come se fosse un'arancia, no? Andiamo un po' a fare un po' di scarto, perché comunque sì, sì, bisogna pulirlo bene. Però non è mai... Non è... Se infatti chiudi gli occhi, sembra che stai sentendo il sedano. Il sedano. Proprio il profumo forte di sedano. Di sedano, certo. Mai avevi provato in cucina questo? Particolare. Io. Andiamo a... Ma si può mangiare crudo questo? No, crudo no. Deve essere cotto, stufato. Il profumo è buono. Andiamo. Vedremo la cottura. Non è sì, cotto. Cucina in 12-15 minuti. Il tempo di ammorbidirsi. Un po' come la patata, no? Possiamo coprire con dell'acqua o del brodo vegetale, saliamo, attendiamo la sua cottura e frulliamo. Ah, viene pure frullato questo? Sì. Con la pasta sfoglia del maiale, mi piace qualcosa di cremoso, di morbido, che accompagna tutto, sì, diciamo, il contesto un po' fibroso. Attendiamo la cottura. Antonella, il nostro sedano rapa si è cotto, stufato. Pronto, dobbiamo solo frullare. Intanto togliamo la nostra arista dal forno in crosta,
per farla riposare qualche minuto prima di tagliarla. Guarda, profumo di tartufo si sente tanto. Guarda che cottura uniforme, omogenea che ha questo forno. Andiamo a frullare il nostro sedano rapa. Funziona sempre, perfetto. Una bella... È sempre la patata, no? Alla fine. Ah. Senti il profumo? Sì, sì. Buono. Mi dispiace che non lo possono assaggiare loro, stanno a casa, però... Io non voglio responsabilità con tuo marito se no, ti preoccupa. Metti qualche etto, qua. La sto sedendo rapa, mettiamo la nostra aressa in crosta. Mettiamo così. Decoriamo con un po' di peperoncino dolce. Bellissimo. Rosso, macinato per dare appetibilità. E infine grattugiamo un po' il nostro tartufo. Tartufo rigorosamente molisano. Un filo d'olio extravergine di oliva su sedano rapa. E la nostra ricetta è fatta. È pronta. Vi salutiamo e ci auguriamo di vedervi alla prossima puntata. Arrivederci. Numerosissimi come sempre. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.